Cosa ci fa Giulia a spiaccicare una banana, direte voi? Chi lo sa? Voi lo sapete? No, non lo so. Io non lo so, voi lo sapete, lo credo di no. Questo è un nuovo format, si chiama In Cucina con Giù. Ok. Poi capirete perché sta spappolando una banana. Esatto. Via! Ciao a tutti! Ciao! Oggi siamo qui con Joyce Wild e oggi creiamo un nuovissimo format che è Julie e Giù in cucina. E faremo soltanto ricette vegane e quindi super diverse e curiose. Oggi faremo dei muffin. Altra cosa, dopo vabbè faremo altre cose che poi non vedrete qui comunque. Quindi che cosa serve per fare questa ricetta? Non allora, parlo io perché sono la meno indicata. Ok, servono 2 o 3 banane, dipende quanto sono grandi. Poi della farina, semplicemente noi usiamo della 00 così che è accessibile a tutti e lo potete fare tutti. Se non potete mangiare il glutine usate quella di riso, amido, quello che volete. Zucchero di canna. Facciamo continuamente pubblicità progresso con il marchio di alimento. Lievito per dolci, vanigliato. Perfetto. Olio di semi. Qualsiasi olio va bene, girasole, semi, quello che volete. E delle noci. Ok. E gocce di cioccolato. Perfetto. Questi sono gli ingredienti. Opzionali. Opzionali. Questi opzionali. E quindi è una ricetta abbastanza dietetica. Molto dietetica. Perfetto. Sicuramente semplice. Perfetto. Rapida, veloce. Perfetto. Allora adesso iniziamo a cucinare, a provare gli ingredienti e a vedere se sono idonei alla ricetta. Vediamo. Tra l'altro non serve neanche la bilancia perché misuriamo con il bicchiere, quindi proprio quindi la potete fare anche se siete totalmente incapaci. Quindi top, vi stiamo insegnando cose meravigliose oggi, quindi seguiteci, mi raccomando. Attimo. Ok. Cosa è successo? Non si sa, però. Però allora, la banana è già quasi pronta. Sì, un po' spiaccicatina. Infatti adesso Giulia, per favore, se puoi prendere questa banana così spiaccicatina e metterla in questa ciotola e finirla di spiaccicare. La banana è un po' spiaccicata. Considera che ne dobbiamo avere un questo pieno di banana spiaccicata. Ok, quindi forse 2, non lo so, vediamo. Vediamo. Io intanto misurerò la farina, cioè gli ingredienti che sono invece non liquidi ma solidi, ovvero la farina che ne serve esattamente quanta? Un bicchiere. Un bicchiere pieno, facciamo un po' a occhio, un bicchiere e 3/4, quindi vedete voi, insomma, 3/4 come vi piace, come vi sembra. Io nel mentre ho spiaccicato la banana. Ottimo. Guardiamo. Troppo. Un po' troppo. Okay. Allora è troppa. Ok. Quindi diciamo una banana e mezzo. Sì, una banana e mezzo. Sì, vabbè, alla fine quella era grossa. È vero, era un bananone. Ok. Ok, e lo versi, anzi no, sarebbe meglio prima mettere tutti i secchi. Quindi prendo un altro bicchiere. Ok. È buona la banana? Buona? Sì. Ok. Allora, serve anche 2/3 di zucchero di bicchiere. 2/3, diciamo che così. Così, sì, mi sembra corretto. Ok. Poi, se tu puoi misurare l'olio intanto. Ovviamente sì. Qui. Quanto? Un quarto di bicchiere. Quindi poco. Perfetto. Aspetto un po'. Poi lievito. Mezza bustina. Mezza bustina. Ok. Adesso possiamo girare tutti questi ingredienti. Perfetto. In sovraimpressione ovviamente c'è la ricetta. Nick vi metterà la ricetta con le dosi esatte. Esatto. Sia all'inizio che alla fine almeno. Esatto. E poi queste noci ce le mettiamo un po' tritate con le mani. Certo. Ok. Ok.
A piacere. Allora, questo l'abbiamo utilizzato, ciò che abbiamo utilizzato lo rimetto a posto. Grazie. Così siamo più arrivati. Ok, io intanto sbriciolo queste noci. Questa diventa tipo la cucina di casa Clary, ci rimarrà sempre questa, faremo un sacco di format in cui Giù farà un sacco di ricette vegane. No, non è vero, la cucina cambierà sempre, però Giù non cambierà ovviamente. Ok, noci spezzettate, grossolanamente. A piacere, QB. Ok, QB, va bene. Ok, vai. Sbriciolare. Descrivete cosa state facendo. Stiamo sbriciolando delle noci in modo tale che siano edibili e non rimangano intere all'interno del muffin. Esatto. Così sono stata molto precisa. E continuiamo a farlo, ci vorrà un po' perché... Ma non tutte, dai. No. Mettiamo metà noci e metà gocce di cioccolato fondente. Così la ricetta viene un pochino più light. Sì. Questa sera. Ok. Cioccolato vero delle noci. Perché Elisa ha il cioccolato. Siamo molto golose. Un'altra noce, se no dai, una cioccolata. Va bene. Un'altra ultima noce. Top. Adesso abbiamo fatto. E tu mentre mescoli io ti verso tutto ciò che è liquido. Perfetto. Quindi prima la banana. Banana. E io mescolo. Sì. Poi l'olio e poi il latte. Ah, ecco cosa manca. Il latte. Sembrava effettivamente ancora nonno. Perfetto. Ma un po' però manca, sì. Ragazzi, il latte ancora. Il latte. Ho scelto il latte di mandorla. Buonissimo. Perché Giù mi ha detto qualsiasi latte che sia vegetale e io sono andata. Tranne quello di riso. Perché? Perché quello di riso non è abbastanza proteico e neanche abbastanza grassino. Okay, ok. E quindi non viene bene. Quindi fondamentalmente il latte di riso è più magro tra quelli... Esatto. Ok. Esattamente. Due terzi. Sì. Sì. Però è anche tipo molto acquoso, quindi... Vai. Due terzi. Ok, vado. Tazzina. E ora dovrebbe essere tutto aggiunto. Ok, adesso. Quindi una bella mescolatina. Io giro. Yeah. Oh. Fantastico. E poi ci sono i pirottini. Da danno. Ok, direi che ho girato a sufficienza. Direi sì. Guardate, adesso vi mostro il... Non sta mostrando niente. No, come devo fare a mostrare? Così? Sì. Vabbè, okay. Perfetto. E adesso basta. Si mettono nei pirottini. Vai. Questa lascio a te, questo onore. Sì. Ovviamente farò un casino. Ovviamente non esageriamo perché sennò esplodono. Ah, giusto, esplodono. Il forno intanto l'abbiamo preriscaldato. Esatto. A... 170, sì. Ventilato. Sì. Mi è stato detto. Esatto, bravissimo. Io non sono brava a fare i dolci. Ma questo è veramente a prova di imbranati. Infatti, facilissimo. E spero che venga buono, però in teoria. Ok. Ci mettiamo anche una nocina sopra. Che bellino, sì. Certo. Mezza. Così. O così. Sì, anche intera. Guarda che bellini che sono. Ok. Ultima.
circa 15 minuti, 10-15 minuti. Ok, quindi ci rivediamo appena sono pronti. Yes. Tantissimi! Sì, sono sì. Oddio, sono bellissimi! Yummy! Vabbè. Sembrano molto invitanti. Sì. Devo assaggiare uno? Un pochino, brucia. Non che troppo, però dai. Ah, io con le mie mani da cuoca, se la mani di amianto, ce la facciamo. Tipo mia nonna, che aveva le mani con i calli talmente alti che non sentiva niente. Non ce la faccio. E secondo me non ce la fai. Dai, no, io no, sicuramente. Assaggiamo? Direi di sì. Ok, chi inizia? Cottura, top. Top. Non smettiamolo, dai, non morsino insieme. Forse è un po' caldino. Non importa. Buono. Tanto vi piacciono le cose calde poi. Amoroso. Nick, vuoi assaggiare? Sì. Ah, Lucia. Buono? Ora da caldo si sente poco. Buonissimo. No, ma... La banana. Soprattutto la banana. Collaudata, buona? Sì, andata. Adesso... Anche i vegani mangiano abbastanza gustoso. Poi non è abbastanza. Dai, questi sono più buoni che hanno. No, poi noi bisogna compensare. Abbiamo l'altro vlog della settimana scorsa dove siamo a mangiare carne da Duccio Street Food, macelleria Bonechi, sempre e per sempre. Sì. E oggi invece facciamo vegano. Bene. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate se vi è piaciuto, se avete delle domande sulla ricetta e ovviamente seguite Juice Wild su tutti i suoi canali, basta cercare Juice Wild e tanto mettiamo tutto in descrizione. Tutto. Alla settimana prossima.